L'ultima volta che ho visto Federico Nasti intervistato da campione regionale, oggi è cambiato qualcosina, sempre campione ma d'Italia. Beh, una grandissima emozione, io ho giocato la finale con la Tor Tre Teste, sempre con la stessa squadra, avevamo vinto, oggi fortunatamente ho giocato e abbiamo vinto uguale. Un gruppo stupendo e meritavamo perché siamo i più forti. Fede, oggi veramente condizioni peggiori, tanto caldo ma tanto vento. Sì, era difficile, soprattutto il primo tempo, c'avevamo il vento contro e poi il secondo con loro... Un po' il vento, un po' la visuale, quindi abbiamo preso il gol. Comunque grande squadra perché rimontare così, solo che è, cioè, merito di tutti i ragazzi perché è un gruppo stupendo, quindi è giusto così abbiamo vinto. Grazie, è campione d'Italia, grazie. Il titolo è un titolo anche tuo, Sara Riccio, hai veramente domato questi ragazzi fin dall'inizio e oggi anche tu campione d'Italia, così come Raffaele Trinchera, vieni Raffaele, così come tutti. Sì, è un'esperienza bellissima, non avrei mai pensato che come primo anno sul campo potesse andare così bene. Prima il regionale, adesso il nazionale, un gruppo fantastico e non, veramente non ci sono parole. Non so cosa dire, è una gioia incredibile. Innanzitutto prima a Maurizio Perconti, il presidente, e poi a Francesco Bellinati che se lo merita. Sta lavorando benissimo e si merita un trionfo del genere. A tutto lo staff, Marco Delfino, a tutti quanti che sono stati un anno insieme dal 18 agosto al 23 giugno, fino alla fine. In 21 siamo partiti, in 21 siamo arrivati. E non so più cosa dire, ringrazio tutti e forza Vigor Perconti, tutta la vita. Uno dei più piccolini in campo, dove vai? Non scappi, vieni, Vigolini. 95, uno dei più piccolini, però insomma, grande prestazione anche oggi, campione d'Italia. C'è solo la Vigor. La dimostrazione d'affetto per questa società che... Sì, sì! Ho perso l'ultima parola, Dove stavo? Questa società che in questi 3 anni ne ha passate tante. E che... No, vabbè. Comunque è una grande soddisfazione. Ce lo meritiamo tutto. Una squadra, veramente un gruppo bellissimo. Unito, uno dei gruppi più belli in cui ho mai giocato, anzi il gruppo più bello in cui ho mai giocato e si meritava questa vittoria. Grazie. Altro uomo Igor, noto gay, d'altronde Lorenzo De Luca. Ormai c'è anche il regista, vieni, ripetilo. Famo il video che passavamo tutti quanti sotto la coppa col tricolore. Ah, tanto tu organizza, passato dai giovanissimi fino al titolo, l'avevi perso con i giovanissimi, l'avevi sfiorato con i giovanissimi, l'hai trovato a Juniores. No, un'emozione indescrivibile. È partito tutto il 18 agosto, ritiro, è un gruppo fantastico, non c'è niente da dire. Poi il mister lo conosco da tanti anni, Raffaele, la giunta di Cosimo, è stato un anno fantastico. Speriamo che purtroppo adesso non si sa chi va da una parte, chi da un'altra, però mo ci godiamo le vacanze e poi vediamo. Grazie. Altra protagonista, Campanella aveva segnato anche a Manfredonia, anche della stampa faziosa e comunista, ha detto che era piccolo. Eliminare il qui presente Luca Loiacono, ho fatto un gol di Cristo, ha dato a piccone, però pazienza, l'importante è che siamo campioni d'Italia perché siamo la squadra più forte e devi inquadrare tutti questi ragazzi che sono i più forti da tutti. Io non ho grossagno, frega il cazzo a nessuno! Così come Materazzi, anche tu capitano, anche tu hai segnato oggi di testa nella finale, campione d'Italia. Sì, penso che un gol importantissimo è stato, perché sotto di 2 gol dopo non so quarto d'ora, 20 minuti, era importante sbloccare subito, cioè prima della fine del primo tempo riaccorciare le distanze. Era fondamentale perché ci ha dato quella spinta in più poi al secondo tempo per arrivare. Diciamo che ci abbiamo creduto, cioè dopo il 2-0 un po' ci siamo abbattuti. Abbiamo fatto, penso, la mezz'ora più brutta di tutta la stagione. Però poi ci siamo ripresi, fortunatamente grazie al gol subito prima, cioè, alla fine del primo tempo e poi niente. Poi è andata tutto come doveva andare.
dentro i spogliatoi c'era proprio l'aria alla fine del primo tempo, ci sentivamo proprio che arrivavamo alla fine, tutto qua, contentissimo, e basta. Francesco, campione d'Italia, non ti dico nient'altro. No, non c'è nient'altro da dire. Volevo soltanto, l'ho detto anche prima, dedicarlo a tre persone, se me lo permettete, che sono scomparse quest'anno. Uno è il nostro segretario Riccardo Naselli, che col quale avevo un rapporto, era come un secondo padre. L'altro è per Paolo Testa, perché io avevo un grande affetto, una grande stima nei suoi confronti. È stato per lui che ho scelto questa categoria. Non ho avuto la possibilità di fare la finale contro di lui, però credo che oggi, se siamo qua, è anche per lui. E l'altro è per mio suocero, che è morto a novembre, al quale io purtroppo non ho dato quello che potevo, perché sono stato poco tempo con loro, praticamente non ho mai avuto la possibilità di frequentarli, però mi voleva un grandissimo bene, nonostante era l'ultimo della famiglia, l'ultimo arrivato. E oggi la dedico a lui e a queste altre due persone, perché credo che poi in questi momenti devono essere ricordate le persone che forse non ci sono e che forse meritavano di esserci oggi. È inutile anche parlare di partita, complimenti Fede. No, la partita, rigore non c'era. Rigore nostro, io lo ammetto, mi conosci. Il rigore nostro oggi probabilmente non c'era, ce n'era uno al primo tempo, però tu sai la nostra storia, non abbiamo mai protestato, non abbiamo mai reclamato quando ci sono stati fatti dei torti. Oggi l'arbitro ha sbagliato a favore nostro, ci dispiace per la Liventina, però io oggi la squadra per il secondo tempo faccio solo i complimenti. E ringrazio soprattutto i miei collaboratori e spero che riuscite ad intervistarli, perché il merito di tutto questo io credo che oggi se lo devono godere loro, non io. Ok? Grazie, bravo. Grazie. Maurì, ti hanno fatto buttare una camicia, ma... No, falla finita. Ti hanno fatto buttare una camicia, ma ti hanno legato un pezzettino di stoffa da porre sulla maglia del prossimo anno. Beh, vabbè, a sto punto io tutti i bagni della vita mi sarei fatto fare se l'avessi saputo prima. Quindi... Sì, abbiamo vinto, eh! Sì. Me ne sto rendendo conto. È una cosa bellissima, non so come descriverla. Sto provando le sensazioni stupende, pure perché abbiamo provato un'amarezza durante il primo tempo, che ci siamo trovati sotto 2-0, e non è facile, perché dopo il 2-0 riuscire a vincere 3-2 penso che è stata un'opera gigantesca dei ragazzi. Bravi, bravi veramente. Grazie Maurizio.